Buonasera, grazie di essere venuti così numerosi, benvenuti a questo nostro secondo appuntamento torinese sui problemi globali. 2 anni fa ci eravamo ritrovati qui per l'atmosfera, questa sera il tema è l'oceano. Esploreremo questo continente straordinario, lo vedete, pieno di sorprese. Devo dire che anch'io ho scoperto, facendo questa puntata speciale dei nostri servizi sull'ambiente, moltissime cose che ignoravo. Quindi sarà un viaggio pieno di sorprese. Bisogna dire che l'oceano, malgrado lo si conosca, in realtà, malgrado ci si navighi sopra, malgrado riusciamo anche a immergerci con i batiscafi, in realtà è ancora un oggetto conosciuto, si potrebbe quasi dire che è meno conosciuto della superficie della Luna. Perché? Perché l'oceano è una cosa estremamente complicata, un motore molto complesso, e lo vedremo nel corso del programma. Vedremo quanto è importante l'oceano, almeno quanto l'atmosfera, per quanto riguarda il clima e i cambiamenti climatici globali che potrebbero verificarsi se non prenderemo certe precauzioni. Avremo durante la serata dei collegamenti, avremo molti filmati, delle animazioni, ci saranno degli ospiti e ci saranno persino degli esperimenti questa volta, per così dire, tra virgolette. Una ultima cosa prima di cominciare, voi avete trovato arrivando in sala dei cartoncini, serviranno per una piccola votazione che faremo alla fine del programma, vi prego di non buttarli via dopo, altrimenti ricopriamo il Palazzo dello Sport di cartaccia, ci sono degli appositi contenitori all'uscita. Io vorrei pregarvi, se avete tutto il cartoncino, di fare una piccola prova che serve anche per la regia, per il sì e per il no, cioè il bianco ovviamente il sì e il nero è il no, poi vedrete a cosa serve. Allora, vogliamo alzare il bianco? Ecco, benissimo. Proviamo ora a girare e alzare il nero. Benissimo. Allora ci possiamo mettere in viaggio in questi mari e in questi oceani. Va detto per inciso che mari e oceani sono la stessa cosa, perché la stessa acqua, lo stesso sistema, cambia semplicemente la dimensione, si tratta di zone più o meno aperte, più o meno chiuse. Insomma, noi useremo queste due parole, mari e oceani, in modo indifferenziato. Cominciamo con un filmato che vedrete è anche un piccolo giallo. Qui siamo tra i ghiacci dell'Artico, una distesa immensa che ricopre tutta la calotta del pianeta nell'emisfero nord. Sono ghiacci perenni malgrado le oscillazioni che si verificano tra estate e inverno. Lo spessore di questi ghiacci è di molti metri e sembra che niente potrebbe scioglierli. Eppure, le misurazioni effettuate da sottomarini che si sono immersi sotto il PAC indicherebbero che la crosta di ghiaccio si sta assottigliando. Queste misurazioni, effettuate in un'area di 300.000 km quadrati, mostrano che nell'arco di 11 anni, tra il 1976 e il 1987, vi è stata una perdita di volume del 15%. In altre parole, sarebbe in corso un riscaldamento che ha cominciato a far sciogliere, sia pure di poco, questi antichi ghiacci. Qui invece siamo nello spazio, a bordo di un satellite. La Terra viene sorvegliata in continuazione da vari tipi di satelliti che osservano e misurano quello che accade sul nostro pianeta. Alcune di queste osservazioni riguardano il comportamento dei ghiacciai. Vediamo qui, per esempio, le distese di ghiacci che ricoprono l'Himalaya. Qui si vedono invece le Alpi. Ebbene, anche queste immagini confermano che i ghiacciai in tutto il mondo si stanno ritirando. Anche in Antartide sembra sia in corso un lento scioglimento. In Groenlandia, invece, i ghiacciai si ispessiscono, ma anche questo fenomeno sembra sia collegato a un aumento della temperatura terrestre. Bene, troppo presto naturalmente per trarre delle conclusioni da osservazioni di questo tipo che abbiamo visto, sono anche contraddittorie e inoltre sono fenomeni che possono essere legati anche a cicli o a piccoli cicli che la Terra ha conosciuto in passato e che potrebbe conoscere anche oggi, ne parleremo
in seguito. Però alcune osservazioni che sono state fatte sul comportamento dei ghiacciai hanno fatto pensare a qualcuno che si tratti già di un segnale di quell'effetto serra, cioè di quel riscaldamento del pianeta dovuto all'emissione di gas nell'atmosfera, in particolare di anidride carbonica, e che quindi in seguito a questa emissione cominci, per esempio, da qualche parte il temuto scioglimento dei ghiacci. In questo modo il livello delle acque, con tutta quest'acqua che è intrappolata nei ghiacciai, potrebbe cominciare a innalzarsi. Come ben sappiamo, questi timori sono legati alle osservazioni che derivano dall'immissione di 5 e più miliardi ogni anno di tonnellate di carbonio nell'atmosfera e che sono legate alle nostre società industriali che producono attraverso i fumi, attraverso i trasporti, attraverso il riscaldamento domestico e attraverso tutte le attività umane, quell'effetto di intrappolamento del calore per cui il CO2, cioè l'anidride carbonica, finisce per creare quel piccolo schermo velato che trattiene il calore. Quello che avviene nelle serre, come ben noto, per coltivare i fiori e i pomodori, con la differenza che in questo caso i pomodori saremo noi. Ecco, 2 anni fa qui al Palazzetto dello Sport avevamo puntato l'obiettivo proprio sui fenomeni legati all'atmosfera. Quest'anno vorremmo rivedere a distanza di 2 anni le tabelle che avevamo fatto vedere, forse qualcuno se le ricorda, sui consumi e sugli inquinamenti in tempo reale che noi produciamo di vario tipo, direttamente e indirettamente, sia con l'aumento dei consumi ma anche dei consumatori. Rivediamo questa tabella. Ad ogni secondo buttiamo 240 tonnellate di carbonio nell'atmosfera. Ad ogni secondo consumiamo 220 tonnellate di petrolio equivalente. Ad ogni secondo la popolazione terrestre aumenta di oltre 2 abitanti, il che vuol dire che ogni 3 anni abbiamo sulla Terra una popolazione in più pari a quella degli interi Stati Uniti, ogni 3 anni. Ad ogni minuto 11 ettari di suolo diventano desertici. Ad ogni minuto 19 ettari di foresta vengono abbattuti o bruciati. Ecco, questo era quello che avveniva 2 anni fa. A distanza di 2 anni le cose sono migliorate? Voi che ne dite? Sono migliorate? No. Lei dice di sì? No. In realtà, lo sappiamo, usiamo molta più energia, c'è un consumo crescente, malgrado gli sforzi che vengono fatti per diminuire questi consumi. Il pianeta, lo abbiamo visto, ogni 3 anni ha una popolazione in più equivalente a quella degli Stati Uniti d'America. Quanto alla deforestazione, si è scoperto che il dato che veniva mostrato sul tabellone è addirittura doppio, cioè ogni anno il pianeta perde una popolazione di foreste che è uguale alla superficie di Austria e Svizzera messe insieme ogni anno. 2 anni fa, dicevo, noi ci siamo concentrati sull'atmosfera. Questa sera vedremo cosa può comportare questo meccanismo perverso negli oceani, perché gli oceani sono un motore estremamente complesso. Vediamo questo breve filmato. Lo studio degli oceani appare oggi come uno dei punti critici. Basta un dato in proposito. 3 soli metri di spessore di mare hanno la capacità termica di tutta l'atmosfera. Cioè, i mari hanno una capacità di immagazzinare calore enormemente più grande di quella dell'atmosfera. Quest'immensa coltre d'acqua, che ricopre oltre 2/3 della superficie terrestre, è insomma come un gigante apparentemente addormentato, ma che racchiude in sé una potenzialità enorme. I suoi movimenti sono lenti e poco visibili, noi vediamo solo le increspature di superficie,
Ma quello che sta succedendo nell'atmosfera con l'immissione di anidride carbonica non potrà non coinvolgere anche gli oceani. Essi sono come un'immensa molla che si carica lentamente e che farà poi sentire a distanza di tempo gli effetti di queste trasformazioni. Questa palla è la stessa che avevamo 2 anni fa proprio per la conferenza dell'atmosfera e qui vediamo quanta acqua c'è sul nostro pianeta. Praticamente 2/3 del nostro pianeta sono composti di acqua. Noi voliamo a circa 100.000 km l'ora intorno alla galassia e portiamo questo patrimonio di foreste, di animali e di acqua come se fosse qualcosa di normale. È ovvio, noi non pensiamo che in fondo è qualcosa invece di eccezionale, perché l'acqua forse c'era su altri pianeti vicini a noi, ma per delle ragioni che ora vedremo non c'è più. E vi annuncio che sono immagini straordinarie realizzate dalla NASA. Vediamo. Vista dallo spazio, la Terra con i suoi oceani e la sua atmosfera si presenta come uno straordinario pianeta azzurro. Ma se guardiamo un po' in giro nello spazio, non tanto lontano da noi, vediamo 2 pianeti che non sono per niente azzurri, Marte e Venere. Su Venere non esistono oceani, l'acqua è scomparsa a causa del calore. Prima forse evaporata e poi dissociata. La temperatura di superficie è elevatissima. Qui l'effetto serra è totale. Queste immagini, inviate qualche settimana fa dalla sonda Magellano, ci mostrano la superficie rugosa e desertica del pianeta. Sono immagini straordinarie, ottenute con una speciale tecnica al computer. Quelli che vediamo qui sono i reali paesaggi del pianeta, così come li vedrebbe un astronauta se sorvolasse Venere a bassa quota. Anche Marte è un deserto senza oceani, ma per la ragione contraria. La mancanza di un effetto serra sufficiente ha fatto sì che la temperatura di superficie diventasse bassissima. L'acqua forse esisteva all'inizio, come sembrano mostrare i canyon fotografati. Ma l'acqua poi è scomparsa. Oggi si trova probabilmente nascosta nel sottosuolo in un miscuglio di polvere e ghiaccio. Anche queste sono immagini reali del pianeta, elaborate con la stessa tecnica, dando la sensazione di un volo radente. L'esperienza di questi 2 pianeti ci indica quindi alcune cose importanti. L'effetto serra è determinante per l'evoluzione di un pianeta. Se ce n'è troppo, come su Venere, la vita diventa impossibile, addirittura evaporano gli oceani. Ma anche se l'effetto serra è troppo poco, come su Marte, la vita diventa impossibile, perché gli oceani si gelano, creando un clima ugualmente invivibile. La Terra si trova in una fortunata situazione di equilibrio. Un po' di effetto serra ci mantiene al calduccio in un clima adatto alla vita. Occorre però che questo equilibrio non venga alterato, perché a sua volta potrebbe alterare il clima. Quindi la Terra ha questo vantaggio di trovarsi in una posizione giusta, non troppo vicina al Sole, ma non troppo lontana, e anche di avere la gravità giusta per trattenere l'atmosfera, cosa che per esempio sulla Luna non può essere avvenuto perché la gravità era troppo piccola, e forse anche su Marte. Ecco, vorrei dire 2 parole su queste immagini che sono state realizzate nel seguente modo. Delle sonde hanno sorvolato questi pianeti, sono state fatte con dei rilevamenti radar le altimetrie, un po' come si fa per quelle mappe militari, e poi questi dati sono stati messi in un calcolatore e trasformati in 3 dimensioni. E poi con la computer graphic si è dato movimento a tutto questo. Quindi sono immagini vere, come se effettivamente noi avessimo potuto volare a bassa quota sul pianeta. È un po' quello che avviene, ma in modo molto più complicato, con quel telebeam che noi vediamo alla Domenica Sportiva, in cui ci sono le posizioni del fuorigioco che vengono elaborate dal computer. Ecco,
Qualcosa di analogo è stato fatto anche per quanto riguarda i fondi dei mari e degli oceani. Ora vedremo un rilevamento fatto con i sonar e poi elaborato nello stesso modo. Ed ecco come apparirebbe la Terra a chi la sorvolasse se anche sulla Terra l'acqua non ci fosse più. Vediamo. Ecco come apparirebbe il fondo del mare una volta tolta l'acqua. Queste elaborazioni elettroniche ci consentono praticamente di volare sul fondo degli oceani come su un elicottero. Sono paesaggi irreali, desertici, simili a distese montagnose, con valli, canyon e creste rocciose. Non tutti i fondali sono così. Ci sono, anzi, in molti mari, ampie zone di pianura, grandi distese piatte. La zona che vediamo qui si trova al largo del Cile meridionale. Queste montagne sottomarine, alte circa 1500 metri, sono il risultato di lenti ma poderosi scontri della crosta terrestre. Sono i famosi movimenti che modellano tutto ciò che vediamo anche sulla superficie della Terra. Continenti, coste, catene montuose, vulcani. Anche sott'acqua agisce questa dinamica che sposta in continuazione i continenti come in una deriva. E anche sott'acqua, nelle spaccature, si formano spesso dei vulcani che eruttano materiali e lava, a volte in tale quantità da creare un accumulo che raggiunge la superficie del mare, formando così delle isole. Ecco, c'è un dato che forse ci può sorprendere e vorrei utilizzare proprio questo mappamondo per spiegarlo. Gli oceani ci sembrano delle cose immense, delle cose profonde, però se tutti gli oceani evaporassero di colpo, in realtà questa sfera non cambierebbe forma. Pensate che il punto più profondo che si trova proprio qui nella fossa delle Marianne è di 10.000 metri, cioè 10 chilometri. Bene, se noi lo riportassimo alle dimensioni di questa palla, 10 chilometri qui rappresentano meno di 2 millimetri. Quindi il punto più profondo dell'oceano è di 2 millimetri. Questo per dire che quest'acqua è un po' come una spruzzatina, è come un sudore della Terra, che evidentemente può essere sottoposto a dei cambiamenti attraverso i meccanismi di cui parlavamo prima. Ecco. La prova del resto la si ha con delle mappe sorprendenti che sono state fatte cancellando per così dire i mari dalla Terra. Vediamo questa animazione. Ecco come apparirebbe il nostro pianeta se non ci fosse l'acqua. Praticamente una superficie desertica e leggermente rugosa con avvallamenti e catene montuose. Un tipo di ondulazione in pratica simile a quella che si vede sulla superficie terrestre. Ecco come apparirebbe il Mediterraneo se tutta l'acqua evaporasse. Si vedrebbero zone molto piatte, come quelle dell'Adriatico, e zone più montagnose, come quelle in particolare in corrispondenza delle isole. Anche qui, però, visto dallo spazio, lo spessore dell'acqua apparirebbe sottilissimo. Basta pensare che il Mediterraneo ha una profondità media di 1500 metri, cioè un chilometro e mezzo. In quest'immagine, dall'estremità sinistra a quella destra dello schermo, cioè dalla Spagna alla Turchia, corrono 3.800 chilometri. Se volessimo rispettare le proporzioni, si potrebbe dire che in questa immagine, vista dal vostro televisore di casa, l'acqua del Mediterraneo avrebbe uno spessore di pochi decimi di millimetro. Sarebbe in pratica una grande distesa pianeggiante con un sottilissimo velo d'acqua sopra. Cosa è vedere l'oceano e i mari a nostro livello, di noi piccole formichine. Altra cosa è se ci alziamo un attimo e guardiamo questi paesaggi, ci rendiamo conto di quanto sia sottile questo strato d'acqua. I rischi sono quelli, ne accennavo il filmato precedente, di una possibilità di scioglimento dei ghiacciai terrestri. Ebbene, dei sintomi ci sono già, lo abbiamo visto.
E in passato ciò è avvenuto frequentemente sulla Terra. Attualmente basterebbe poco, come mostra la storia del nostro pianeta, a far sì che l'acqua scomparisse dai nostri oceani o comunque i ghiacci si sciogliessero almeno in parte. Ecco, qui vediamo alcune immagini che si riferiscono all'oceano Artico. Come abbiamo visto, però, anche se tutti questi ghiacci si sciogliessero, difficilmente il livello dell'acqua aumenterebbe, o aumenterebbe di poco solo per l'effetto dell'espansione. Perché? Beh, certo, i trichechi e gli orsi non troverebbero più le loro zattere, che verrebbero sommerse, però di quanto aumenterebbe il livello dell'acqua se tutti questi ghiacci dell'Artico si sciogliessero? Bene, io vorrei mostrarvi qui un bicchiere d'acqua con del ghiaccio. Ecco, e vorrei chiedere a voi, quando il ghiaccio si scioglie completamente, di quanto si alza il livello dell'acqua? Chi risponde? Aumenta, diminuisce, rimane lo stesso? Aumenta? Diminuisce? Aumenta? Beh, noi abbiamo fatto una piccola prova, abbiamo filmato all'acceleratore questo bicchiere con del ghiaccio dentro e vediamo che cosa è successo. Ecco, tenete d'occhio la barretta rossa che indica il livello dell'acqua. Ecco, vedete che il ghiaccio pian piano si scioglie, ma non succede niente. Il livello rimane esattamente lo stesso. E questo può forse sorprendere, ma spiega bene perché se i ghiacciai dell'Artico si sciogliessero e tutti i ghiacci che si trovano sui mari fondessero, non succederebbe niente o quasi, ci sarebbe comunque un po' di espansione per l'aumento della temperatura. Ma cosa succederebbe se tutti i ghiacci si sciogliessero? Vediamo questa scheda. Il vero ruolo lo giocheranno i ghiacciai che si trovano sulla terraferma, perché sciogliendosi genereranno acqua che va ad aggiungersi all'acqua del mare. Di ghiacciai come questi ne esistono enormi quantità, in Canada, in Siberia, in Groenlandia e soprattutto in Antartide. Anche sulle nostre Alpi, del resto, esistono grandi ghiacciai e ancor più in Himalaya, nelle Ande, eccetera. È stato fatto un calcolo che se tutti questi ghiacciai del mondo si sciogliessero completamente, gli oceani si innalzerebbero di circa 70 metri. 70 metri sono tanti. Questo aumento di livello sarebbe dovuto non soltanto all'acqua che viene ad aggiungersi agli oceani, ma anche a un altro effetto, l'espansione. Come si sa, col calore i corpi si espandono. Per esempio, una barra di ferro con l'aumento della temperatura si allunga. È per questo che i binari ferroviari hanno delle interruzioni, per permettere il gioco dovuto alle variazioni di temperatura. Così gli oceani, con l'aumento della temperatura, si espandono, leggermente, ma abbastanza da contribuire all'aumento di livello provocato dallo scioglimento dei ghiacciai terrestri. Ecco, c'è qualche esempio di situazione estrema, cioè se tutti i ghiacci si sciogliessero, tutti i ghiacciai meglio che si trovano sulle terreferme, avremmo 70 metri in più d'acqua. Cosa succederebbe per esempio nel nostro paese, in Italia, nelle nostre città? Abbiamo preparato una piccola animazione, ecco, su Roma, che ha 50 metri di altitudine. Vediamo cosa succederebbe con 70 metri d'acqua. Beh, rimarrebbe un piccolo arcipelago da cui emergerebbero soltanto alcuni monumenti e alcune chiese. New York poi si trova proprio a livello dell'acqua e quindi qui veramente soltanto più le punte dei grattacieli spunterebbero. Molto più grave sarebbe la situazione per Venezia, ovviamente, che ha già dei problemi senza l'effetto serra e solo il campanile di San Marco emergerebbe. Beh, naturalmente nessuno pensa che una cosa del genere possa mai accadere, perché le previsioni sono molto diverse, però non dimentichiamo che queste cose, che richiedono comunque tempi molto lunghi,
sono accadute in passato in modi diversi, in tempi diversi, in circostanze naturalmente diverse. Però è bene guardare un attimo al passato anche per capire meglio il presente. Vediamo questa scheda. La storia del passato ha rivelato che ci sono state epoche durante le glaciazioni in cui l'acqua si è ritirata e molte terre sono emerse. E in altri periodi interglaciali sono state nuovamente sommerse. È ben noto, per esempio, che circa 11.000 anni fa l'ultima glaciazione ha creato un ponte naturale tra la Siberia e il continente nordamericano, permettendo il passaggio di popolazioni asiatiche che hanno poi colonizzato le Americhe, diventando gli attuali Indios. Ecco come in Italia è oscillato il livello del mare negli ultimi 150.000 anni. 18.000 anni fa la pianura padana occupava tutta la parte superiore dell'Adriatico, arrivando fino in Jugoslavia. L'Adriatico a quell'epoca cominciava praticamente a Pescara. 50.000 anni fa le acque erano circa 20-30 metri più basse di oggi. Per esempio, le grotte dei Neanderthal che oggi vediamo sulle coste del Circeo si trovavano in realtà assai lontane dal mare. 150.000 anni fa, invece, tutto il contrario. Il mare era diversi metri più in alto di oggi e il Circeo era un'isola. Il raffreddamento del pianeta e il successivo riscaldamento, dunque, hanno fatto andare su e giù il livello delle acque in passato. Se l'attuale tendenza al riscaldamento dovesse ora accentuarsi a causa dell'aumento dell'effetto serra, di quanto potrebbe alzarsi il livello dei mari? Bene, queste domande se le pongono molti ricercatori e qui a Torino, in occasione di questa conferenza su oceano, clima e uomo, se ne è discusso parecchio. Io adesso vorrei invitare il professor Umberto Colombo di salire qui per parlare un po', grazie, di questi problemi. E intanto vorrei sapere un po'. No, hai già l'altro microfono, quindi non c'è problema. Quali sono le ultime stime di questi effetti possibili di riscaldamento? Se stiamo ai risultati della seconda conferenza mondiale sul clima, che si è tenuta a novembre scorso a Ginevra, risultati che non mi sembra vengano smentiti dalla conferenza di Torino che si tiene in questi giorni, si deve dire che è possibile, è probabile che se non ci saranno azioni politiche speciali, per esempio nel campo dell'energia, o azioni sulle foreste, riforestazione, cioè se tutto andasse secondo il business usuale, come si dice business as usual, avremmo entro il prossimo secolo un riscaldamento che è stato valutato in media a livello della Terra tra 2 e 5 gradi centigradi. Ecco, giustamente ho detto in media perché in realtà poi quello che si chiama la regionalizzazione, cioè quello che accade nelle singole aree, sarà è molto vero. Diverso. È un riscaldamento che varia anche tra i poli e l'equatore in funzione della latitudine, ma in media sarebbe di questa grandezza. E questo riscaldamento, così brusco perché avverrebbe nell'arco di poco più di un secolo, è delle stesse dimensioni di dei maggiori che si sono avuti negli ultimi 10.000 anni. Quindi avremmo un cambiamento di temperatura che non ha precedenti negli ultimi 10.000 anni. E per quanto riguarda il livello dei mari? Ecco, per quanto riguarda il livello dei mari, sempre che queste previsioni si verifichino, si pensa che il livello dei mari aumenterà. Questo lo hanno detto gli scienziati del panel intergovernativo di Ginevra sul cambiamento del clima, di 65 centimetri più o meno il 50%, quindi potrà aumentare il livello del mare da 30 centimetri a un metro. Naturalmente si tratta di previsioni non hanno un unanime consenso da parte di tutti gli scienziati, come è logico che sia così. Ci sono anche quelli che ritengono che le cose non andranno in questo modo, però sono previsioni che ci lasciano riflettere fortemente. Ecco, bisogna dire che anche un piccolo aumento potrebbe avere
varie conseguenze, gravi conseguenze, perché ci sono zone che sono molto vulnerabili anche a variazioni di piccolo livello. Vediamo questo filmato. Quali danni potrebbe provocare l'aumento del livello dei mari? Uno studio delle Nazioni Unite ha individuato 10 paesi del terzo mondo particolarmente a rischio, come ad esempio l'Egitto, il Pakistan, l'arcipelago delle Maldive, il Bangladesh, la Thailandia, l'Indonesia. Questo rapporto indica anche l'Italia e la Grecia come le nazioni più colpite nel Mediterraneo. Per paesi come il Bangladesh, popolato da 110 milioni di persone in rapida crescita, dove la metà delle terre si trova a meno di 50 metri sul livello del mare, anche un piccolo aumento potrebbe rivelarsi fatale. Le isole Maldive, in media solo 3 metri sopra il livello del mare, probabilmente scomparirebbero o diventerebbero inabitabili. In Egitto, solo la sottile strisciolina di terra lungo il Nilo e il suo delta fornisce il sostegno alimentare ai 54 milioni di abitanti in rapida crescita. E le terre fertili sparse nel delta del Nilo già vengono erose in certe zone alla paurosa velocità di 200 metri l'anno. Ulteriori aumenti nel livello del mare si rivelerebbero catastrofici. Altri delta di fiumi in Asia, dove si coltiva il riso, come quelli del Mekong e dello Yangtze, corrono analoghi rischi. Ma il livello più alto provocherà anche altri danni. Le coste e tutto ciò che vi si trova sopra, porti, strade, case, moli, spiagge, eccetera, diventeranno ancor più vulnerabili alle tempeste. L'effetto delle tempeste a volte è stato proprio sottovalutato, perché molti ritengono che in realtà, accanto a questa instabilità climatica, si verificherebbero anche dei fenomeni irregolari, certo, anomali. Per esempio le famose mareggiate dei 100 anni avrebbero una frequenza molto più alta, non solo, ma partendo per così dire da un trampolino più alto, dato da un maggior livello del mare, e questo modificherebbe tutto l'insieme climatico, anche il regime dei venti, con effetti sulle coste. Coloro che studiano la meccanica delle coste, delle onde, sulle ondate sulle coste, ritengono che non si tratta soltanto di un aumento, ma di una dinamica che modificherebbe parecchie cose. E tra l'altro si pensa che il mare potrebbe penetrare molto più profondamente. Bene, qui alla conferenza di Torino organizzata dalla Fondazione San Paolo è intervenuto anche un rappresentante, un ricercatore del Bangladesh, e abbiamo visto prima i rischi che corre questo paese, che è per gran parte a un livello poco sopra quello del mare. Quindi inviterei il dottor Atik Rahman di venire qui e di parlarci del problema del suo paese. Grazie. Prego. Io le farò le domande in italiano perché l'interprete le tradurrà simultaneamente quello che sto dicendo. Ecco, io vorrei sapere un po', lei ha intitolato la sua relazione sostanzialmente misure per difendersi dal rischio, però mi sembra che il discorso è molto più complesso. Vogliamo dividerlo in due parti. Parliamo intanto della parte, così, per così dire, tecnica, cioè l'effetto delle onde o dell'innalzamento del livello del mare, ma anche di queste mareggiate, sul suo paese. Well, there will be a series of effects. Beh, vi sarà una serie di effetti. Il primo è il fatto che lo stesso livello del mare si innalzerà e porterà a inondare circa il 60%, diciamo, se sarà un innalzamento di un metro, ci sarà il 16% del paese che sarà inondato dalle acque. Questo 16% contiene le più grandi foreste di mangrovia del mondo. Questo è un ecosistema singolare, unico, con la più grande varietà di flora e di fauna, e tutto questo andrà distrutto. Perché il rapido innalzamento che si verificherà non permetterà all'ecosistema di adeguarsi ad esso.
L'altro problema è il paniere del mondo, la nostra zona è estremamente produttiva, circa 16 milioni di persone della popolazione attuale dovranno o trasferirsi oppure verranno inondate, dovranno andare da qualche parte, ci si chiede dove potrà andare, il paese è fortemente popolato, abbiamo la popolazione maggiore, più densa nel mondo. Ecco, in Olanda, lo sappiamo, si sono costruite nel tempo delle dighe, recentemente si sono costruite anche delle dighe ad altezze che tengono conto di questi possibili innalzamenti del livello del mare, ma ovviamente si tratta di spese immense. Lei ha calcolato quanto questo costerebbe per il Bangladesh? Yes, indeed. We have done some calculations. Abbiamo fatto dei calcoli considerando la linea costiera, la natura, la complessità della situazione e siamo arrivati ad una cifra molto grezza, diciamo. Se noi dovessimo dare una protezione assolutamente minima ad un innalzamento pari a un metro a prezzi 1990, costerebbe più di 10 miliardi di dollari. Ora, la popolazione del Bangladesh ha un prodotto nazionale lordo di circa 170 dollari pro capita attualmente. E messo in prospettiva vi renderete conto che questo va assolutamente al di là delle capacità del Bangladesh, è assolutamente al di là delle nostre capacità a fare qualcosa di significativo a questo riguardo. Quindi praticamente una popolazione che ha un reddito medio di 20.000 lire al mese dovrebbe far fronte a una spesa... al mese, dovrebbe far fronte a una spesa di 10.000 o 12.000 miliardi di lire. È un discorso questo che riprenderemo nella parte finale del nostro programma, ma ora vorremmo entrare proprio sotto la superficie dell'oceano, cominciando un'esplorazione che vedrete sarà molto sorprendente, perché in realtà ci renderemo rapidamente conto che non sappiamo quasi niente di quello che c'è sopra questo spumeggiare di onde. Vediamo questo filmato. Immaginiamo di scendere lentamente sott'acqua spingendoci sempre di più verso il fondo. In questo modo potremo vedere uno spaccato del mare, cioè la sua struttura più segreta e invisibile. I primi 100 metri sono omogenei. La temperatura non varia molto poiché c'è un grande rimescolamento delle acque. Ma scendendo più in profondità ci accorgeremo che il mare è costituito da tanti lenzuoli, ovvero da strati di acqua che non si mescolano mai fra loro. Questa curiosa architettura sommersa del mare è dovuta alle differenti densità dei vari lenzuoli. Ogni lenzuolo è cioè di densità leggermente diversa da quello sopra e da quello sotto. La temperatura e la salinità sono i due elementi che, combinandosi, fanno variare la densità. Gli strati diventano via via sempre più densi procedendo verso il fondo e ciò li rende impermeabili gli uni agli altri. Sembra incredibile parlare di acqua impermeabile, ma secondo gli scienziati l'acqua di questi lenzuoli sottomarini impiega migliaia di anni a rimescolarsi. Forse è proprio grazie all'immobilità degli strati marini più profondi che le anguille e i salmoni compiono le loro straordinarie migrazioni. Secondo certe ipotesi, infatti, la bussola di questi animali potrebbe risiedere, oltre che nei campi magnetici, anche in certe caratteristiche dell'acqua che formerebbero delle grandi autostrade riconoscibili con facilità. Bene, l'oceano è quindi una specie di immensa torta liquida a più strati e questi strati si muovono non solo non mescolandosi tra loro, ma anche a velocità diverse. Bene, io vorrei farvi vedere in proposito un bottiglione che la nostra scenografia qui ha preparato e che contiene tre liquidi di diversa densità. E questo ci darà abbastanza bene l'idea di quello che succede negli strati del mare. Ecco, se per esempio noi giriamo questo bottiglione, vediamo che gli strati non si mescolano, rimangono come sono. E se si mescolano un poco, ritornano rapidamente come prima. Vediamo per esempio di girarlo in fretta, i bordi si mescolano, ma poi rimangono esattamente come erano prima. Ebbene, gli strati del mare funzionano un po' in questo stesso modo. Noi non ce ne rendiamo conto perché non vediamo sotto questa struttura, diversamente da quello che accade invece
con il cielo, dove vediamo che ci sono degli strati di nuvole, vediamo che si muovono, scivolano anche loro a diversa velocità. Ecco, oggi esistono molti studi in questo campo, per esempio si è scoperto che grazie a questo fenomeno della diversa densità e temperatura ci sono nel fondo del mare quelli che sono stati definiti dei serpentoni, cioè delle grandi correnti, dei grandi fiumi freddi che si muovono attraverso tutto il globo e che hanno un'importanza fondamentale nella regolazione del clima sul nostro pianeta. Vediamo il filmato. D'inverno nell'Atlantico settentrionale avviene uno dei più giganteschi e meno conosciuti fenomeni oceanici. Le acque che da sud arrivano vicino all'Islanda si raffreddano rapidamente, scendendo da 10 a 2 gradi. Divenuta molto densa per il freddo e la salinità, l'acqua si inabissa e, come un immenso fiume, grande 20 volte quelli terrestri messi insieme, fa il giro del mondo. Sempre strisciando sui fondali, si dirige verso sud e doppia il capo di Buona Speranza. Qui si aggiunge una nuova corrente profonda proveniente dall'Antartide. Poi il serpentone attraversa l'Oceano Indiano e finalmente arriva nel Pacifico, dove ne riequilibra la salinità. Il Pacifico è infatti più dolce dell'Atlantico, poiché le piogge sono più abbondanti dell'evaporazione. La corrente salata profonda, secondo molti ricercatori, è una specie di ago della bilancia capace di spingere il clima verso il caldo o verso il freddo. Ma come riesce questa grande corrente che scorre a 4 km di profondità a orchestrare l'evoluzione climatica? Un effetto importantissimo del serpentone, per esempio, è quello di scaldare l'Europa. Quando l'acqua si raffredda prima di inabissarsi al largo dell'Islanda, cede all'atmosfera una quantità di calore immensa. Questo calore, insieme a quello della notissima corrente del Golfo, mantiene un clima mite in Europa. Quando la corrente si ferma per ragioni ancora ignote, l'Europa si raffredda e forse può cominciare una glaciazione. La corrente profonda è fra l'altro lentissima. L'acqua che oggi si tuffa nel Pacifico è partita un secolo fa dall'Atlantico settentrionale. Oltre al serpentone salato, ve ne sono altri di taglia più piccola. Un serpente di acqua fredda e salata si forma anche nell'Adriatico, di fronte a Trieste, dove la bora raffredda le acque di superficie facendole sprofondare. Questo serpente, insieme ad altri due che si formano a largo della Turchia e delle coste francesi, percorre in profondità tutto il Mediterraneo per poi uscire da Gibilterra. Bene. Questi aspetti che abbiamo visto sono soltanto alcuni aspetti della circolazione sottomarina, naturalmente. Le cose sono molto più complicate. Ci sono delle circolazioni orizzontali, verticali, anche in certi casi oblique, un po' come le parole crociate. Bene, qui alla conferenza di Torino è intervenuta una specialista, per così dire, in parole crociate delle correnti sottomarine, la dottoressa Nadia Pinardi, che pregherei di venire qui sul palco, che è ricercatrice dell'INGA. Buonasera. Ci vuole spiegare che cos'è questo strano nome? No, è qua, si mette qua, signora. Dunque, questo è un centro di ricerche che si occupa... del CNR, che si occupa di studi dell'oceano e dell'atmosfera, in particolare della modellistica di questi due sistemi fluidi. Noi abbiamo visto poco fa un'immagine del Mediterraneo con questi biscioni che se ne andavano in giro. Lei li ha studiati, naturalmente. Vorrei che ce ne parlassi di due, perché sono molto caratteristici per il nostro Mediterraneo, in particolare vicino al nostro paese, che è quello che comincia, per così dire, a Trieste. Con la bora. Sì. Cosa succede con la bora? Questa bora è molto intensa, è un vento freddo che proviene dal nord, dalle zone continentali europee, e che raffredda pesantemente l'acqua, che anche evapora, e quindi diventa molto pesante e sprofonda. E questo, durante lo sprofondamento, ha luogo un rimescolamento di tutta la colonna d'acqua, che forma quest'acqua che va poi sul fondo degli oceani.
E poi in se particolare, ne circola, dove va a finire? Ecco, in particolare quest'acqua scende da Trieste, diciamo dal nord dell'Adriatico, lungo la costa italiana e arriva sul fondo dello Ionio, del Mar Ionio, e rimane, diciamo, nello Ionio per un po' di tempo, poi si prolunga verso la parte est del bacino di Levante. Tutto questo richiede molto tempo? Sì, circa 100 anni per un giro completo. È un tour molto costoso. Molto costoso. Senta, c'è un'altra cosa che io ho sentito dire, non so se è vera, ed è quella della corrente dello Stretto di Gibilterra. Lo Stretto di Gibilterra ha conosciuto delle peripezie storiche molto curiose. Qui tra l'altro al convegno di Torino c'è la professoressa Cita Sironi che ha studiato bene questo fenomeno dello Stretto di Gibilterra che si è aperto e chiuso nei tempi, provocando, pensate, intorno a 5 milioni di anni fa, il prosciugamento del Mediterraneo, tutta l'acqua evaporata, era una specie di vasca vuota d'acqua, poi si è tornata a rimescolarsi. Ora, questo Stretto di Gibilterra ha una caratteristica molto particolare. Certo, quale? Ci sono correnti che entrano tra la superficie e 150 metri di profondità, che entrano dall'Atlantico e formano un altro serpentone superficiale che arriva fino alle parti più orientali del Mediterraneo, vicino alle coste di Israele. Però sono due strati che corrono in direzioni diverse. Strato, esatto, sotto i 150 metri, dai 150 ai 300 metri, che è più o meno la profondità dello Stretto di Gibilterra, che fuoriesce e va ad influenzare tutta la circolazione del... Sono come due nastri trasportatori che viaggiano in direzioni diverse, e non si influenzano a vicenda. Certo. Ora io ho sentito dire, questo mi riferivo prima, che i Fenici avevano scoperto questo trucco, perché uscire da Gibilterra era in passato, quando si navigava con mezzi molto diversi da quelli attuali, molto complicato, perché i venti tendevano a spingere verso il Mediterraneo e le correnti anche. Allora si dice che i Fenici avessero una specie di cucchiaione che scendeva fino a sotto non so quanto. Sotto 150 metri. Sotto 150 metri. Quindi prendeva questo nastro, questa corrente, e faceva vela, per così dire, con questo cucchiaio. Può essere possibile una cosa del genere? Beh, ho sentito parlare di questa speculazione. Nessuno era andato. A quel tempo. Ma nessuno ha ritentato a farlo oggi? Questa non è una penso. Buona idea, se qualcuno si vuole cimentare a fare questo esperimento per uscire da Gibilterra con questo strano autostop. Bene, naturalmente la temperatura degli oceani è importante, l'abbiamo visto per varie ragioni, tanto perché regola queste autostrade sottomarine, è importante per tutte le conseguenze che può avere lo scioglimento delle acque e anche altre di cui parleremo tra poco, ma quindi si pone il problema di vedere come riuscire a misurare questa temperatura, perché è una cosa estremamente complicata. Vediamo questo filmato. Ecco, qui vediamo, signora Pinardi, una elaborazione al computer che mostra le varie temperature terrestri riprese del mare, riprese dal satellite, e quindi ci rendiamo conto che un po' come le nuvole, queste temperature creano dei vortici, delle correnti, ed è difficilissimo ovviamente in una situazione di questo genere cercare di capire qual è la temperatura media. Come si fa a capire in questo modo? Cioè, dov'è che bisogna immergere il termometro, per così dire? Non è come quando si misura la febbre. Ecco, questo è uno dei problemi, credo, più difficili da affrontare. Per capire se la temperatura media degli oceani stia aumentando, sono stati escogitati nuovi metodi di misura. Il professor Munk dell'Istituto Oceanografico Scripps ne ha inventato uno veramente sorprendente. Dall'isoletta di Heard, proprio di fronte al continente antartico, il professor Munk ha fatto partire nelle acque polari un potente fascio di ultrasuoni prodotti da una speciale sorgente. In 19 stazioni sparse in tutto il mondo, particolari microfoni sono in ascolto per captare l'arrivo degli ultrasuoni. Poiché la velocità con la quale il suono viaggia nell'acqua dipende dalla sua densità, il professor Munk riesce a misurare la densità media degli oceani e da qui si risale alla temperatura media. Il primo test, condotto lo scorso gennaio in collaborazione con i biologi marini, è servito a verificare che questi ultrasuoni non siano dannosi alla vita del mare.
In proposito, va ricordato che parte dei mammiferi marini utilizzano gli ultrasuoni per comunicare. Sono venuti questa sera a trovarci qui in studio due personaggi, Fernando Armati, che è il nostro collaboratore di Quark. Fategli un applauso perché lo merita veramente. Specialista in riprese al microscopio, ma anche non al microscopio, pioniere della cinematografia scientifica, e il professor Piero Luporini, zoologo all'Università di Camerino, che studia in particolare la microfauna, e con le loro telecamere applicate al microscopio ci permetteranno loro di vedere dal vivo, in diretta, il plancton. Il plancton è quella miriade di forme microscopiche viventi che circolano e si animano. Non so se possiamo già mandare le immagini. Armati, che cos'è che vedremo? Eccolo qua. Ecco. Guardate che spettacolo straordinario. Questo è sotto il vetrino di Armati il plancton che si muove. Volevi dire qualcosa? Ma sì, intanto diciamo le dimensioni sono piccolissime, solo pochi millesimi di millimetro, però ce ne sono miliardi di miliardi nell'acqua, e con questo microscopio è un po' come navigare in questo oceano con un Nautilus. Immaginate che quelle forme in questo momento stanno veramente navigando dentro il vetrino che ha portato il professor Luporini, che è andato a raccogliere questi microorganismi nelle acque, credo vicino al Sono culture arricchite di fitoplancton che viene dal laboratorio del CNR di Lesina. Senta, ogni volta che noi ci immergiamo in acqua, quindi navighiamo in mezzo a questo formicolio. Ora, non così dense, perché qui chiaramente è piuttosto arricchita, è una cultura. Perché serve una cultura piuttosto arricchita, perché serve anche chiaramente per allevamento, per acquacultura. Insomma. Ecco, senta, qui ci sono delle forme, per così dire, vegetali e animali, tra virgolette, perché le cose stanno in modo molto diverso, lo sappiamo. Hanno caratteristiche sia di animali che di piante, però sono sostanzialmente organismi unicellulari dotati di caratteristiche di piante, perché sono capaci di fotosintetizzare in quanto hanno clorofilla, ma allo stesso tempo anche sono dotati di movimento proprio in quanto hanno organoli di movimento, flagelli che si muovono come a modo ecco, di vista. Queste particelle che vedevamo muoversi sono in realtà del fitoplancton. Cioè, possiamo chiamarle delle foglioline che sanno nuotare in tutte le direzioni? In un certo senso sì, come zoologo mi ribello un po' perché hanno anche caratteristiche animali, però indubbiamente costituiscono i produttori primari, sono al primo livello della catena alimentare, hanno sì, sostanzialmente caratteristiche. Vediamo se Armati riesce adesso a darci un'immagine ravvicinata di qualche animale o di qualcuno di questi microorganismi. Per esempio un rocifero. Ah, questo è bellissimo. Questo che cos'è, professor Luporini? Questo è veramente un animale, un invertebrato fatto da un certo numero di cellule ed è un consumatore primario, è un animale vegetariano e sostanzialmente, se vogliamo dirlo in maniera un po' colorita, funziona un po' da panino imbottito per i consumatori secondari. Qui vediamo la caccia al suo stadio più primitivo, in un certo senso. Più che caccia, qui è una filtrazione. È una pesca, forse. Com'è? È una pesca più che una sì, filtra con tutto l'apparato ciliare che è predisposto nella parte anteriore e attira con il vortice, con il movimento, tutte queste particelle, questo fitoplancton che è sospeso nell'acqua. Ecco, bisogna dire che poi questi microorganismi hanno una grande importanza, ne parleremo meglio tra poco, anche lo scambio tra oceani e atmosfera, in quanto, come le piante, il fitoplancton assorbe anidride carbonica e emette ossigeno. Vediamo in proposito questo breve filmato. Qui, negli strati più superficiali del mare, dove la luce penetra facilmente, comincia la catena alimentare che permette la vita a tutti gli animali marini. Il primo indispensabile anello è rappresentato da microscopici vegetali capaci di utilizzare, esattamente come i vegetali terrestri, la luce solare, l'anidride carbonica e i sali minerali per nutrirsi. Il fitoplancton è costituito da minuscole alghe quali le diatomee o i flagellati, che vengono mangiate dal cosiddetto zooplancton, cioè da piccoli animali, come le meduse o i gamberetti, e dai pesci.
Quando il fitoplancton muore, come è successo nel Golfo Persico, a causa del petrolio rovesciato in mare, si interrompe la catena alimentare e tutti gli animali marini, e anche quelli terrestri che se ne cibano, rischiano di scomparire. Ma il fitoplancton, le minuscole alghe, hanno anche altre importanti funzioni. La prima, come abbiamo detto, è quella di assorbire l'anidride carbonica dell'atmosfera per nutrirsi. Ma spesso l'anidride carbonica assorbita dalle minuscole alghe è utilizzata anche per costruire piccolissimi gusci che, quando l'alga muore, cadono sul fondo accumulandosi e diventando, con il passare del tempo, rocce carbonacee. È così che grandi quantità di anidride carbonica vengono tolte dalla circolazione e immagazzinate nelle rocce. Il plancton vegetale emette anche l'ossigeno come scoria, così come fanno gli alberi, ed è proprio l'ossigeno prodotto da queste alghe marine, insieme a quello terrestre, che respiriamo. Bene, proprio a proposito di questi microorganismi che producono ossigeno, non so se Armati è riuscito a carpire delle diatomee, vediamo armeggiare con i vetrini. È una cosa molto complicata, sembra semplice, ma soprattutto fatta in queste condizioni non è facile. Ora, vediamo, ecco, mi sembra che adesso stiamo mettendo a fuoco qualcosa. Dovremmo vedere, questo è un vetrino che riguarda le diatomee. Ora vediamo qui dei microorganismi, e alcuni sono gialli, cosa sono quelli? Quelli col pigmento rosso sono sempre dei fitoflagellati, le diatomee sono quelle a forma di navicella. Quelle un po' allungate, quelle che sono ferme. Quelle allungate a forma di fuso, ecco, più che di navicella. Quelle, ecco, che sono proprio queste particelle, questi piccoli esseri viventi che forniscono anche alla terra l'ossigeno, di cui noi stessi poi in fondo ci nutriamo respirando. Ecco, a proposito del ruolo del mare nella produzione di ossigeno, noi tutti abbiamo delle idee forse sbagliate. Pensiamo che le foreste siano importanti o comunque le uniche a darci ossigeno. In realtà, e vediamo adesso un piccolo cartellone, solo il 2/3 dell'anidride carbonica è assorbita dalle foreste, 1/3 è assorbito dal fitoplancton attraverso quel meccanismo che dicevamo prima, e analogamente l'ossigeno che noi abbiamo nella nostra atmosfera è prodotto per 2/3 dalle piante e per 1/3 dal mare. Cioè il mare è una grande foresta, in sostanza, che produce ossigeno in enormi quantità. Ecco, io direi che vale la pena di entrare un po' in questo argomento, perché abbiamo adesso un'immagine da satellite molto sorprendente che ci mostra la distribuzione del plancton nel nostro pianeta, perché non ce n'è in modo uniforme ovunque. Ci sono delle immagini, ecco queste, prese da un satellite, che mostrano con colori diversi la densità del plancton. Le zone colorate in viola, ne vediamo sopra l'equatore e anche qui sotto, sono quelle più povere in plancton, mentre vedete che nelle zone costiere, quelle con colori più chiari, il plancton è più ricco, e anche nelle zone nordiche. Perché questo? Per quale ragione avviene questo meccanismo? C'è un motore, per così dire, fondamentale nella circolazione dell'acqua negli oceani, ma anche in tutte le acque interne, che fa sì che noi l'abbiamo rappresentata qui in modo estremamente rozzo attraverso una piccola vaschetta. Quando l'acqua fredda, molto fredda in superficie, spinge verso il basso le correnti, ce ne parlava prima la dottoressa Pinardi, e risalgono dal fondo dei nutrienti, dei minerali che servono a nutrire un po', a fertilizzare il plancton. Ecco quindi che l'acqua fredda in superficie crea questa corrente discensionale e ascensionale. Mentre invece, qui l'abbiamo rappresentato con un riscaldatore in superficie, quando l'acqua è calda in superficie si crea una specie di tappo per cui non avviene quella circolazione che avviene in queste condizioni, un po' similmente a quanto avviene per un termosifone. Allora, qualcuno si è posto un problema, e cioè: non sarebbe possibile aumentare questo plancton
in modo da creare un maggior assorbimento di anidride carbonica. In altre parole, noi immettiamo queste 5 tonnellate, 5 miliardi di tonnellate nell'atmosfera, le foreste ne possono assorbire solo una quantità, perché il mare, se venisse fertilizzato, non potrebbe assorbirne di più? Qualcuno ha pensato che si potrebbe concimare, per così dire, il mare per far crescere più rapidamente il plancton e creare un aspiratore di anidride carbonica. Vediamo questo breve filmato in proposito. Sarebbe possibile aumentare l'assorbimento di anidride carbonica da parte degli oceani? Alcuni ricercatori hanno avuto un'idea bizzarra, ma che viene oggi presa in seria considerazione. Quella di fornire al plancton delle sostanze fertilizzanti in modo che possa crescere più rapidamente, così come si fa nei campi con il concime. Per esempio, disseminando sulla superficie del mare della polvere di ferro. Il risultato di questa fertilizzazione del mare sarebbe infatti quello di permettere al plancton di accrescersi e di incorporare l'anidride carbonica sempre più presente nell'atmosfera. In questo modo diminuirebbe il rischio dell'effetto serra e al tempo stesso il mare produrrebbe più ossigeno. E ci sarebbero anche più pesci, grazie alla rivitalizzazione della catena alimentare. Oggi si sta cercando di fare appunto della modellistica, che in sostanza vuol dire fare delle previsioni, cioè prendere le variabili dei vari fenomeni, dei vari momenti e movimenti dell'oceano e anche dell'atmosfera, metterli in un calcolatore sotto forma di equazioni, far muovere il modello per vedere che cosa succede e quindi cercare di capire come evolve un sistema in prospettiva. Qui alla conferenza di Torino su oceano, clima e uomo è intervenuto uno dei nostri più autorevoli modellisti, credo, non so se si possa dire così, specialisti in modellistica, il professor Roberto Benzi. Professor Roberto Benzi dell'Università di Roma, benvenuto, prego, si accomodi. Ecco, sì, se vi spostate in là così abbiamo un po' più di posto. Bene, allora, professor Benzi, insomma, è difficile fare questi modelli. Sicuramente è una cosa molto complicata. Senti che abbiamo un microfono anche. È una cosa molto complessa e complicata, però non per questo è impossibile. Ecco, io credo che qui bisognerebbe spiegare un fatto importante, ed è quello dei cosiddetti sistemi non lineari. Cioè, la difficoltà di fare questa modellistica non è soltanto matematica, per così dire, ma quasi filosofica. Certo. Oggi si parla molto della cosiddetta teoria del caos. Io cercherei di riassumerla in un modo molto semplice e banale, ma che forse può dare a noi profani un'idea più chiara di quello che è la vostra difficoltà. I fisici, per esempio, in passato gli astronomi, e ancora oggi, sapevano e sanno prevedere un'eclissi oppure il passaggio di una cometa a distanza di secoli o anche di millenni, perché sono dei movimenti che hanno una certa linearità, prevedibilità. Però quegli stessi fisici non sono in grado di prevedere che tempo farà la settimana prossima, o fra due settimane, meglio. Quindi ci sono dei sistemi che sono caotici, come per esempio la meteorologia, e che impediscono a distanza di qualche tempo di fare delle previsioni. È un po' così? Sì, è esattamente così. Diciamo che, semplificando questa materia complessa, uno potrebbe dire che tutti i sistemi complessi hanno un certo tempo caratteristico, oltre il quale non si riescono a fare delle previsioni. Questo vuol dire che se noi sapessimo esattamente le equazioni, cioè la parte matematica di questo modello, e conoscessimo esattamente la condizione iniziale, lo stato attuale, potremmo fare una previsione entro un certo tempo, al di sopra del quale il modello ci dà una informazione, cioè ci dà uno dei possibili stati che si possono realizzare, ma non quello che si realizzerà senz'altro. Ora, le eclissi e in generale l'astronomia hanno dei tempi caratteristici, sono molto molto lunghi. Ecco, noi non sapremmo prevedere un'eclissi tra un miliardo d'anni, sì, per esempio. E la cosa non ci interessa neanche in qualche misura. Mentre invece nel caso dell'atmosfera il tempo caratteristico è di qualche settimana. Il ruolo dell'oceano può essere importante perché ha tempi che sono
più lunghi, come si diceva prima, da qualche settimana a un mese, a qualche anno, a qualche centinaia di anni. Ecco, a proposito di oceani, lei mi diceva una cosa molto curiosa. Se uno prendesse un bastimento, andasse in un qualsiasi oceano aperto, poi lanciasse decine di piccole boe e poi tornasse a osservare con un aereo dopo un certo tempo, queste boe non le vedrebbe andare tutte nella stessa direzione, le vedrebbe andare in direzioni diverse. Sì, diciamo, questo è un esempio pratico della impredicibilità. Se io metto due boe a distanza di mezzo metro l'una dall'altra e aspetto un tempo abbastanza lungo, queste possono essere separate centinaia di chilometri, ma non perché la circolazione è complicata, ma proprio perché lo stato iniziale delle due boe è leggermente diverso e bastano delle deboli non linearità nella circolazione oceanica per dare questi effetti clamorosi. Ecco, ci vediamo tra un attimo. Io adesso vorrei riprendere un po' a modo mio questo suo discorso con uno strumento molto curioso, direi poco scientifico, ma che può avere una certa sua capacità di spiegare questi fenomeni, ed è il flipper. Flipper lo conosciamo tutti bene, qui ne abbiamo trovato uno degli anni 50, e allora io vorrei lanciare la pallina. Tutti quanti abbiamo almeno una volta fatto questo gesto. Ecco, in questo flipper noi abbiamo fatto in modo che la pallina passasse dal corridoio centrale. Se non si toccano i bottoncini laterali, dopo un tempo più o meno breve, la pallina cade in buca. Ora, abbiamo fatto varie prove con questo flipper, associandole a una computer graphic. Vediamo quello che è successo. Questo è un flipper, un oggetto che tutti conosciamo bene. Lanciamo la pallina in modo che passi dal corridoio centrale e lasciamola scendere da sola senza azionare i bottoncini laterali. A destra dell'immagine, un grafico segue tutto il suo percorso. Dopo una serie di rimbalzi, la pallina finirà in buca. Ecco qui rappresentato nello schema grafico il percorso effettuato. Ora lanciamo una seconda volta la pallina facendola sempre passare dallo stesso corridoio. Ebbene, basta una piccolissima differenza di angolazione o di velocità, un granello di polvere o un lieve abbassamento della tensione elettrica o una molla che risponde in modo leggermente diverso per creare un completo sconvolgimento del percorso. Abbiamo provato a rifare il lancio molte altre volte, sempre nelle stesse condizioni. Ogni volta il percorso della pallina cambiava. Eppure si trattava sempre della stessa pallina, dello stesso corridoio, dello stesso flipper. Quando le palline, cioè le molecole, gli atomi, sono miliardi di miliardi e si scontrano in continuazione tra loro. Ecco, professor Benzi, ma in fondo non si potrebbe anche dire che è vero che noi non potremmo sapere dove è ogni singola pallina, un po' come avviene nella meccanica quantistica, però nell'insieme sappiamo dove va statisticamente l'insieme del sistema. Sì. Cioè nella meccanica quantistica ci dice che in un proiettile nessuno è in grado di dire dove sta ogni singola particella in ogni singolo momento, però il proiettile poi va tutto insieme in una certa direzione. Certo, diciamo che una delle sfide concettuali attuali è quella di capire se in futuro potremmo fare delle previsioni fra virgolette probabilistiche, cioè dire non avere informazioni sul tempo in senso meteorologico, ma avere informazioni su che probabilità ci sono di avere dei fenomeni o altri fenomeni. Il problema, a differenza della meccanica quantistica, è che non abbiamo ancora gli strumenti concettuali per porre questo problema in maniera opportuna. Senta, qui è ritornato anche a Torino in questa conferenza su Oceano, Clima e Uomo il problema della predittibilità o della previsione dei tempi, perché in fondo tutti i discorsi, anche poi quelli politici, lo sappiamo, su questi discorsi dell'effetto serra sono legati alla capacità di prevedere i tempi, i modi e le quantità. Attualmente che tipo di affidabilità possiamo dare a questi modelli? Sull'effetto serra in particolare o sull'evoluzione del quello che si chiama il global change, il riscaldamento globale? Beh, diciamo che volendo essere rigorosi, potremmo dire che è stato stabilito il segno del cambiamento, ma non è stato stabilito il numero. Cioè è un più seguito da un punto interrogativo. Esattamente. Cioè, questo diciamo, è quello che si può dire in questo momento.
Io credo che ci dobbiamo avviare all'ultima parte del nostro programma e qui vorrei riprendere la famosa storiella del lampione. Ricordate quel tale che cercava le chiavi di casa e un passante gli chiese: cosa sta cercando? Ho perso le chiavi. Ma dove le ha perse? Le ho perse là. Ma allora perché le cerca qua? Ma perché là c'è ombra, invece qui c'è luce. Ecco, direi che noi questa sera abbiamo fatto un po' la ricerca delle chiavi là dove c'era il lampione e dove vediamo gli effetti serra, l'aumento della temperatura, i coralli che si sbiancano, il plancton, eccetera, ma che sono la conseguenza di certi nostri comportamenti. Vorrei, in quest'ultima parte, in cui sentiremo altri testimoni, cominciare con un filmato che ci ricorda un po' e la nostra cattiva coscienza. Due soli minuti, vediamo. Il risparmio energetico può essere definito una fonte di energia dalle enormi possibilità che non inquina e che non è stata, se non in minima parte, esplorata. Alcuni rapidi esempi. Lampadine, frigoriferi, lavastoviglie, scaldabagni, insomma, gli elettrodomestici potrebbero consumare il 30% in meno di energia fornendo le stesse prestazioni. Inoltre, si potrebbe ridurre fino al 50% l'energia bruciata per il riscaldamento se le abitazioni usassero piccoli accorgimenti per non disperdere il calore: i doppi vetri, l'isolamento di solai, muri, cantine. Altro esempio. Nuovi modelli di automobile, oggi allo studio, possono percorrere oltre 50 km con un litro di benzina grazie ai nuovi materiali che rendono l'auto più leggera e grazie alla microelettronica che ottimizza il funzionamento del motore. Anche nell'industria, la microelettronica e l'informatica stanno già contribuendo al risparmio di energia, sia migliorando le prestazioni delle macchine, sia ridisegnando il modo di produrre e di vendere. L'informatica sta, per esempio, eliminando la necessità di accumulare gigantesche scorte per il magazzino. Nel campo della produzione di energia, una vecchia idea alla cogenerazione, cioè la contemporanea produzione di elettricità laddove si genera calore, come in una caldaia, si sta facendo strada anche in Italia. Società come la Fiat o la Montedison producono sempre più elettricità per rivenderla alla rete dell'Enel, e cioè sfruttando il calore delle lavorazioni industriali che prima andava inutilmente disperso. Infine, anche il riciclaggio di certi rifiuti, come quelli di alluminio, di acciaio, di vetro o di carta, può significare un notevole risparmio di energia. Ecco, vorrei un commento un po' su quello che abbiamo visto e su queste possibilità di fare veramente l'efficienza energetica. Se ne parla in tutti i convegni, in tutte le tavole rotonde, in tutti i libri, poi le cose in realtà non vanno così. Ma indubbiamente c'è molto che si potrebbe fare per aumentare l'efficienza energetica, cioè l'efficienza di trasformazione e uso dell'energia. E tuttavia non molto si fa, anche perché il mercato in questo momento sta indicando, con i bassi prezzi dell'energia, che è meno importante risparmiare. Il mercato purtroppo è uno strumento adatto per allocare risorse in tempi brevi, per rispondere in modo celere a problemi del momento, ma non è uno strumento dotato di lungimiranza. Ecco. Occorre mettere al mercato delle lenti un po' di correzione se vogliamo che il mercato funzioni. Per miopi. Per miopi, certo. Noi bisognerebbe, in realtà l'Italia, come hai detto, importa più dell'80% dell'energia che consuma, è un paese che dipende dal petrolio per il 57% dei propri fabbisogni energetici, è un paese tutto spostato sugli idrocarburi e sui combustibili fossili. C'è bisogno quindi di migliorare l'efficienza energetica anche per ridurre appunto i guasti che abbiamo visto in questi anni. Io penso sempre filmati. Che per fare questo non bastano le prediche, ma bisognerebbe toccare la gente nel portafoglio per incentivarla a fare quelle cose che abbiamo visto. Due anni fa la conferenza sull'atmosfera, clima e uomo uscì dal gruppo di ricercatori di cui facevi parte un decalogo, per così dire, certo. Di cui abbiamo ripreso qui alcuni punti riassunti molto schematicamente. Ecco,
vorrei che la regia ci rimandasse per commentare un po' quello che oggi possiamo dire a distanza di 2 anni. Quindi, per esempio, investire di più in ricerca, migliorare l'efficienza energetica in tutti i vari modi possibili, arrestare la deforestazione e incentivare la riforestazione con politiche adeguate. E poi studiare un'imposta internazionale sui combustibili fossili, e questo molto importante, prima di investire in grandi impianti energetici, vedere se non sia più conveniente investire in risparmi energetici. E questo perché, lo sappiamo, ci sono delle perdite immense negli stessi impianti che producono energia. Ora, io vorrei farvi 3 domande. E sono le stesse che abbiamo già fatto 2 anni fa. Perché lo abbiamo sentito, i politici poi devono prendere delle decisioni, ma i politici hanno bisogno del sostegno dell'opinione pubblica. Quindi è importante che le persone siano d'accordo che poi bisogna spendere questi soldi, bisogna fare questi aiuti, bisogna fare queste politiche. Quindi le 3 domande che vorrei fare, alle quali potete rispondere con un sì o con un no, alzando il cartoncino bianco oppure nero, sono: primo, per favorire un miglior uso dell'energia, siete d'accordo che i prodotti e i comportamenti della gente che sprecano o consumano più energia o inquinano vengano tassati? Beh, c'è una levata di sì, direi, molto importante. Secondo, quindi non facciamo la controprova del nero perché mi sembra largamente maggioritario. Secondo, siete favorevoli a rendere obbligatorio l'isolamento termico delle abitazioni, cioè un sistema che riduca la dispersione di calore, diciamo obbligatorio? Ma vorrei fare la prova del no, perché qui mi sembrano tutti sì. Vediamo chi non è d'accordo a rendere obbligatorio. Ah, qualcuno c'è? No, nessuno. Nessuno osa far vedere. Sì, qualcuno c'è, ma proprio rari nantes. E qui arriviamo a una domanda un po' più coinvolgente. Quanta parte del vostro reddito sareste disposti a spendere per contribuire agli investimenti contro gli sprechi di energia? Niente. Ecco, vediamo. Niente, chi non è disposto a investire niente? Giusto uno, mi sembra che ha detto, questo signore, meno dell'1%. L'1%. Il 2%. Ah, molto abbassato. Il 5%? Beh, diciamo che è difficile naturalmente in una situazione di questo tipo fare delle percentuali che abbiano un valore statistico, che siano rappresentative. Ed è per questo che noi abbiamo fatto un sondaggio nei giorni scorsi, un sondaggio nazionale che abbiamo affidato a un nuovo sistema RAI Proxima su un campione molto accurato di 1300 persone. Vediamo come hanno risposto a queste stesse domande queste 1300 persone che dovrebbero rappresentare l'Italia, cioè un campione statistico valido. Ecco, alla prima domanda, sì alle tasse il 71%, no alle tasse il 12%, sì alle tasse ma con sfiducia il 17%. Veramente la domanda non comprendeva questa variante, credo che però sia molto diffusa. La prossima domanda: è favorevole all'obbligatorietà dell'isolamento termico a sue spese? Favorevole il 29%, non favorevole il 13%, favorevole a spese dello Stato, beh, mi sembra il 47%. La terza domanda riguardava il reddito. Ecco, vediamo quanto sacrificherebbe del reddito della sua famiglia per i provvedimenti contro gli sprechi d'energia. Niente, il 31%. Meno dell'1%, il 14 persone. L'1%, il 12, è sempre decrescente naturalmente, il 2%, l'8
5% delle persone e solo il 7% il 5%. Non sa bene il 28%. Bene, credo che queste indagini naturalmente possano avere il valore che hanno, però sono indicative degli umori. Io credo però che è importante che trasmissioni come queste cerchino un po' di dare qualche informazione in più, in modo che anche il grande pubblico della televisione, e non soltanto gli esperti come il professor Colombo, che è presidente dell'ENEA, presidente di quasi tutte le commissioni che si occupano di sviluppo compatibile, Ripa Di Meana, che si occupa continuamente dei suoi problemi ambientali europei, e tutti coloro che sono intervenuti qua, cioè che siano anche gli altri a capire un po' meglio, in particolare quello che è il problema degli oceani, che mi sembra in prospettiva qualcosa che va affrontato in modo non tradizionale. Io vorrei concludere semplicemente con un concetto. Abbiamo sentito che i modelli non ci possono dare nessuna certezza se questo effetto ci sarà, in quale misura, se le acque si alzeranno e di quanto. Può darsi che non succeda niente, però buona parte, la maggior parte dei ricercatori sono convinti invece che qualcosa succederà ed è già in corso. Allora, di fronte a una situazione di questo genere, come ci possiamo comportare noi? Beh, noi ci comportiamo di fronte ai rischi in un modo molto semplice, prendendo delle assicurazioni. Per esempio, il rischio di avere un incidente o un incidente mortale è molto basso, una probabilità su 6.000, però l'assicurazione è obbligatoria. Ecco, io credo che quando ci si trova di fronte a rischi di queste dimensioni, probabilmente sarebbe saggio prendere l'assicurazione così come la prendiamo per l'automobile o contro l'incendio o contro il furto. Oppure vogliamo continuare a guidare il pianeta senza assicurazione? Buonasera.